Ogni anno la rivista Forbes istituisce una classifica delle 10 uomini e donne più ricchi del mondo. Andiamo a vedere nel 2015 chi sono. Al primo posto abbiamo Bill Gates, con un patrimonio di 79,2 miliardi di dollari. All'età di 59 anni, il patron della Microsoft è l'uomo più ricco del mondo. Al secondo posto abbiamo Carlos Slim, che all'età di 75 anni ha un patrimonio di 77,1 miliardi di dollari ed è il patron della Telmex e América Móvil, due aziende telefoniche del Sud America. Al terzo posto abbiamo Warren Buffett, patron della Berkshire Hathaway, una holding americana, che a 84 anni ha un patrimonio di 72,7 miliardi di dollari. Al quarto posto abbiamo Amancio Ortega, fondatore dell'azienda Zara, famosa per l'abbigliamento. A 78 anni lo spagnolo ha un patrimonio di 64,5 miliardi di dollari. Al quinto posto abbiamo Larry Ellison, della Oracle Corporation, che produce software. A 70 anni l'americano ha un patrimonio di 54,3 miliardi di dollari. Rispettivamente al sesto e al settimo posto troviamo due fratelli, Charles e David Koch, ereditari della Koch Industries, un'azienda attiva in molteplici settori, nella produzione di energia e nella raffinazione del petrolio. Il loro patrimonio complessivo è di circa 85 miliardi di dollari. All'ottavo e al nono posto abbiamo altri due fratelli, Christy Walton e Jim Walton, che sono proprietari dell'azienda Walmart, che è stata la prima multinazionale al mondo nel 2010 per fatturato e per numero di dipendenti. Alla fine della top 10 abbiamo Lillian Bettencourt, la francese proprietaria del L'Oréal, che a 92 anni ha un patrimonio di circa 40,1 miliardi di dollari. La classifica finisce qui, se volete altri dettagli andate nella descrizione e troverete molte informazioni utili.